Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Oggi la liturgia ci propone il brano dell'Annunciazione a Giuseppe. Spesso conosciamo quello di Maria e forse quello di Giuseppe è un po' meno conosciuto. Eppure questa Annunciazione sa tanto di normalità. Dio si innesta nei pensieri di quest'uomo, Giuseppe, di cui la scrittura non ci dice nemmeno una parola, eppure la sua vita ci assomiglia tantissimo. Questo uomo che pensa di risolvere le cose secondo le sue idee, secondo le sue soluzioni, ma poi succede qualcosa di grande. Dio interviene nel sonno di Giuseppe con un sogno. Spesso questo è proprio l'agire di Dio. Pensiamo all'inizio, all'origine, quando viene creata Eva. Dio interviene nel sonno di Adamo. E questo invece è ciò che accade invece a Giuseppe nella sua notte. Riceve questo sogno. Ma questo accadrà anche nel buio del sepolcro, dove Dio risusciterà il suo figlio Gesù. Nel buio Dio accende sempre una luce. E lì sta a noi scegliere di lasciarci illuminare da questa luce o di rimanere nel nostro buio. Non dimentichiamoci mai che dove noi non vediamo soluzione, Dio può suggerire qualcosa di totalmente inedito. E la parola che si sente dire Giuseppe è la parola che viene rivolta anche a noi oggi: non temere. Si dice che la Bibbia riporti questo invito con queste o con parole simili ben 365 volte, quasi a dirci che Dio ci dice ogni giorno dell'anno: non temere. Facciamo nostro questo invito e vedremo una luce completamente nuova.